Signore e signori, bentornati sul mio canale, qui lo Stotono Kid che vi parla e oggi siamo tornati con Formula 1 2022, pronti a scendere in pista, signori, siamo a Spa, siamo in Belgio, devo fare una premessa molto importante perché come avrete notato, questo lunedì il video di Formula 1 non è uscito e siamo già a Spa, nonostante ci fosse di mezzo il Gran Premio d'Ungheria, ma signore e signori, attenzione, non si sa per quale motivo, il buon caro programma di Elgato ha deciso di crashare esattamente nel momento in cui io ho interrotto la registrazione di tutto l'episodio e quindi non ha salvato un bel cazzo di niente. C'è giusto la cam del volante, ma era un po' inutile pubblicare un video con il solo mio volante che girava, insomma. Fatto sta che se riusciamo ad andare a vedere cose... Esatto, qua i risultati. Andiamo a vedere comunque come si è chiuso il Gran Premio di Ungheria, giusto per fare un piccolo recapino della situazione. Abbiamo chiuso in quarta posizione davanti a Norris e ad Albon con un super sorpasso estremo anche, possiamo dire. Estremo su Albon stesso, che al penultimo giro ci siamo appunto ritrovati dietro, in realtà anche a Norris eravamo. Abbiamo avuto innanzitutto dei problemi ai box. I box si è buggato un meccanico e non ci hanno montato una gomma, ci hanno messo un po' di più. Quindi siamo stati penalizzati ai box, ci siamo ritrovati Norris che partiva in realtà in pole davanti a noi quando tutti hanno completato il loro pit stop. E a quel punto mi ha fatto un po' pensare che anche Norris abbia avuto dei problemi perché era davanti in prima posizione, si è ritrovato lì a battagliare con noi per la quarta insieme ad Albon. Quindi avevamo davanti i nostri due rivali, penultimo giro, l'unico punto di sorpasso dell'Ungheria, prima curva, ci siamo lanciati su Albon, ci siamo un po' agganciati, magari se riesco, se mi ricordo, soprattutto metto la foto che è quella, sono riuscito a salvarla, che uso di solito per le miniature, per farvi vedere giusto il momento clou della gara. Nonostante durante il primo stint con le gomme soft non siamo andati per niente bene, partendo tra l'altro dall'11ª posizione, partivamo. Quando abbiamo messo le gomme medie, magicamente abbiamo trovato il ritmo, abbiamo superato Sainz, abbiamo superato Norris appunto e poi ci siamo lanciati su Albon e sul sorpasso ad Albon, anche Norris ne ha approfittato. Siamo arrivati a un pelo anche da Verstappen che è arrivato sul podio, vittoria per Magnussen, incredibile, al Gran Premio d'Ungheria, secondo Russell e come potete vedere Leclerc, il nostro rivale per la rivalità che c'è in corso, si è ritirato, è andato in fumo il motore della sua Ferrari dopo penso un paio di giri. Comunque, fatto questo piccolo preambolo, recapino di questo maledetto circuito dell'Ungheria, che qualcosa succede sempre in Ungheria. Però, bene o male, siamo riusciti a raccattare un quarto posto molto utile perché ci porta a meno 15 da Norris e meno 14 da Albon davanti a noi. Quindi, signori, ci sono tutte le carte in regola per guadagnare altre posizioni, altri punti qui a Spa in Belgio. Abbiamo cambiato per l'occasione le componenti, non ne abbiamo acquistate nuove ma abbiamo semplicemente utilizzato la seconda unità di tutte le componenti, tranne ovviamente il cambio che quello si consuma come non so cosa, perciò è tutto nuovo, usato giusto per le prove libere che ci hanno visti provare un paio d'assetti perché effettivamente non mi trovavo molto mio agio a livello di velocità pura, ci serve la velocità pura qua a Spa. A Spa bisogna essere veloci, poi le curve, anche se si fanno un po' così, non è un problema. Ma dalle qualifiche ho potuto notare che siamo poco più lenti rispetto agli altri, nonostante l'assetto sia quello con meno carico aerodinamico possibile. Dio solo sa perché non siamo più veloci degli altri, però al di là di ciò siamo riusciti a fare una discreta qualifica, mettiamola così. Poteva far meglio, qualche errorino l'ho fatto nel giro, però questo circuito è uno dei preferiti dai tifosi e non è certo un segreto. Siamo ancora prima di iniziare, bello Spa, bello, però bisogna vincere. Sarà Lando Norris a partire. Norris pole position per lui e Verstappen dietro c'era Albon però, signore, attenzione, penalità forse per Albon. Magnussen, Russell, Sergio Perez e Sainz, Leclerc, Mick Schumacher, il ragazzo d'oro. E infatti, signori, noi saliamo in nona posizione, ci eravamo qualificati in decima, Albon dodicesimo con le penalità, molto bene questo... Yuki, questa notizia molto interessante.
Ovviamente a vedere il buon Latifi ultimo. Attenzione invece, colpo di reni di Latifi. Ed ecco giunto il momento di scendere in pista. Scendiamo in pista allora, dove c'è Massacchi che non parla mai, ma dettagli. Meglio così. Allora, andiamo a selezionare la prima strategia. Le gomme dovrebbero usurarsi abbastanza, abbastanza. Speriamo non in maniera troppo eccessiva. Noi teniamo la strategia ordinaria, mettiamola così. E qua ci dà in realtà 3.1 giri in più. Noi comunque li teniamo. Famo 2 giri e 8. Famo 2 giri e 8 in più. Non si sa mai, non si sa mai. Perciò va bene così. Andiamo a vedere se qualcuno osa una strategia invertita. Vediamo. Sta per cominciare mentre il circuito viene baciato. Tiktum e Drugovic raggiante. Non ci interessano. Pensavo magari Albon partendo in dodicesima potesse azzardare una strategia invertita. Però signori, allora qui abbiamo la velocità, c'è, perché comunque c'è la velocità. In curva siamo forti. Dobbiamo cercare di recuperare. Norris primo è un bel problema, perché le qualifiche non sbagliano mai loro. Cioè, io anche a fare il giro perfetto non riesco mai a fare la pole. O c'è proprio un circuito dove li ha buggata e non va, altrimenti noi la pole non riusciremo mai a farla. E dove a me ovviamente non cambio mai la difficoltà tra le qualifiche e la gara, cosa che forse andrebbe fatta, non ne ho idea. Però sono davvero impeccabili loro sul giro secco. Noi invece facciamo abbastanza schifo, ma questo già lo sappiamo, Attenzione però, pronti ad andare in salita. E attenzione a Rouge soprattutto. Ma noi ci lanciamo. Stacco imperioso di Ocon che abbiamo visto schizzare letteralmente avanti di non so quante posizioni. Noi un po' meno bravi, però guarda qua Rouge con l'Ers con il piede giù, non sappiamo dove passare su. Attenzione, la virtual safety car è stata attivata. Virtual safety car così? Al primo giro? Eravamo incollatissimi a Perez, quindi occhio adesso alla ripartenza. Non abbiamo danni, giusto? Questa virtual, forse qualcuno si è toccato dietro a Rouge, ha lasciato in giro un po' di pezzi in giro per la pista. L'unica cosa, stiamo attenti alla ripartenza, non pigliarci la cazzo di penalità, anche se in realtà eravamo proprio fianco a fianco con Perez, quindi credo che anche se ci mettiamo vicini, la ripartenza potrebbe essere favorevole per noi senza intoppi, diciamo. Ecco però perché questi ci inchiodano male davanti. Quanto dura però la virtual, scusatemi. A me è tutto, ma insomma. Ecco, basta che non me la togliete durante la chicane. Magari sul rettilineo ci può anche stare. Ok, figurati. Cazzo, appena detto io. Eccala. Penalità, no? L'abbiamo superato, però abbiamo restituito la posizione. D'astuzia sul buon Perez, sfruttando forse qualche falla nel regolamento. Fatto sta che è tutto regolare, tutto legale. Perez che perde anche una posizione, tra l'altro. C'è un'altra posizione su Ocon. Abbiamo visto del fumo, Charles? Fai come in Ungheria, occhio perché pericoloso. Mamma mia. Di prepotenza, di violenza, di velocità, di cattiveria, di tutto, signori. Devi utilizzare il sorpasso più. Devi stare calmo tu. Energia da usare. Devi stare molto calmo, perché lo so che c'è l'energia, ma qua in un giro la si
prosciuga l'energia. Attenzione adesso su Russell, che copre l'interno. Noi ci lanciamo, però va lunghino Russell. Forse è spaventato dalla nostra Minardi nello specchietto. Signori, siamo veloci oggi, io ve lo dico, siamo... No, non c'è bisogno di andare fuori pista. Siamo veloci oggi. Oggi abbiamo una buona possibilità. Qua siamo molto lenti a ripartire, ma a dettagli. Giro veloce 1.43.054 per i... Merda. Ecco, ci sono due cazzo di curve che sono bastarde. L'ultima, proprio l'ultimissima, e la prima. Vacca boia. Attenzione DRS su Magnussen. Abbiamo tanta velocità, ce ne abbiamo abbastanza? Magnussen bastardo che copre l'interno e poi inchioda come un maledetto e ci fa perdere non poco tempo in realtà. Dobbiamo rifarci sotto. No, non è come dietro. Adesso qui c'è l'opportunità su K-Mag, però dove passiamo non lo so, un po' sull'erba perché non c'è spazio, non ce lo lascia. Primo warning. Attenzione davanti a noi il buon Max, l'inseguimento di Norris. Guadagni un secondo a giro sul pilota che ci segue. Curva del cazzo. Attenzione in scia a Max per la seconda posizione. Rallenta Max. Poi invece va abbastanza lungo. Attenzione ruota a ruota con Max che ha la meglio, perché noi abbiamo una trazione del cazzo nell'ultima curva. Non è rischi, signori. Ci prendiamo a cazzotti con Max e ne approfitta ovviamente Lando. Oh, madonna che rischi. Madonna i rischi. Ma sottoscocca non ce ne frega un cazzo, sottoscocca. Oh. Madonna signori, con quale aggressività. Mamma mia signori, l'aggressività, i rischi che ci stiamo prendendo per un sorpasso che ormai sembra inevitabile. Troppa prepotenza oggi per noi. Mamma mia, troppi rischi, non necessari soprattutto. Occhio che qua questi fanno casino. Ti alzano il piede lì, noi no, un altro warning, ma sti cazzi. Stupendo, davvero ben fatto. Volevamo farlo in pista, signori, in pista volevamo farlo. Madonna, abbiamo rischiato di andare contro il muro. Attenzione ai rischi anche nella corsia dei box. Norris prosegue, noi invece ci fermiamo sperando di non finire nel traffico più che altro. Siamo davanti a tutti, per favore non facciamo cazzate i box. Per favore, per cortesia.
Ok, sembra normale come pit. Ripartiamo davanti ancora al buon Max. La strategia di gara è completa. E adesso devi finire la corsa con queste gomme. Occhio che qua di solito ci sbatte fuori con le gomme che slittano. Occhio qua, non usiamo magari subito l'Hers au Rouge, perché con le gomme fredde non è il caso. Ok, abbiamo un po' di pista libera, abbiamo guadagnato qualcosina su Max. Benzina c'è. Scocca ha preso una botta. Sì, ma è da mo' che l'ha presa. Ecco, le gomme sono fredde, quindi non curvano. Forse adesso un pochino entrano in temperature, possiamo spingere di più. Soprattutto sfruttare l'ERS e sfruttare il fatto che abbiamo appunto pista libera. Per guadagnare qualcosa sul buon Lando, che comunque avevamo superato in pista, dimostrandogli appunto la nostra superiorità quest'oggi. Attenzione adesso a Tictum. Bene, la batteria è piena, puoi usare. Sta usando. Lando ai box nel frattempo. Occhio a Tictum, pericoloso. Pericoloso. Alcune informazioni su Tictum. Sta rallentando, a quanto pare. Non mi sembra che stia rallentando, sto bastardo. Maledetto, ci vuole far perdere tempo. Eccolo lì, Lando che sta per. Ush, non è vero, ancora fermo. Adesso sta uscendo ed è dietro anche a Max, forse in bagarre, attenzione lì al radar, in bagarre. Abbiamo acceso qua l'ERS, ok. È dietro a Max, attenzione. Oh, secondo me lo supera easy, Però, Drugovic che si ritrova magicamente in prima posizione. Darà fastidio? Ovvio che sì. Gomma media. Speriamo all'esterno. Ci fa perdere tempo questo. Cosa? Ma c'è Tictum che invece fa perdere tempo a Verstappen e a Norris. Signori, siamo leader del Gran Premio. Con ampio margine. Dobbiamo solo controllare adesso. Mamma mia, signori. Verstappen che supera Tictum, che forse fa rallentare un po' Lando. Noi stiamo attenti che qua siamo già usciti due volte, abbiamo già due warning sulle spalle. Ovviamente noi dietro facciamo il tifo per Max. Giro veloce, tanto 1:42.754 era. Sì. Passa Max che ha ben 2 secondi e 6 su Norris, che invece ha solo 6 decimi su Magnussen, quindi niente DRS per Norris, DRS per Magnussen, e speriamo che faccia qualcosa a questo punto il buon K-Mag. E qua intanto continuiamo a macinare, signori. Merda, perché ho messo l'ottava? Sono solo io. Macinare, ma possiamo anche gestire le gomme, eh. Cioè, sia chiaro. Abbiamo carburante sufficiente per altri 5 giri.
sei libera, bandiera verde. Attenzione, giro veloce, signori. Ancora con una bandiera gialla da qualche parte. 1:42.651, continuiamo ad abbassare il giro veloce. Perez intanto fuori. Speriamo non facciano uscire una safety car. Ok. E insomma, stiamo ovviamente guadagnando su Verstappen, su Norris, su tutti, ma la cosa più importante è che Verstappen guadagni su Norris. A noi ci interessa avere il buon Max in mezzo, in modo da guadagnare ancora più punti sul buon Lando. Piano qua. E niente, signori, la gara qua va gestita adesso quando mancano due giri e mezzo alla conclusione, quindi direi che si può navigare in acque tranquille adesso. E mentre inizia l'ultimo giro, signori, stampiamo un altro giro veloce. 1:42.289, sempre più giù. Norris sempre terzo, Verstappen sempre secondo. Ah, abbiamo distrutto ancora il sottoscocca, mi sa. Abbiamo dominato questa gara, signori, letteralmente dominato, e ci sta andando gran bene con il buon Verstappen in mezzo alle balle. Quest'ultimo giro ovviamente molto controllato, molto più lento, non usiamo neanche più l'ERS perché tanto non ci serve. Ci apprestiamo ad effettuare l'ultima variante, l'ultima chicane, prima del traguardo, prima del trionfo. Mi piacerebbe dire anche prima del sorpasso in classifica, ma non è così, signori. Però vinciamo incredibilmente, oh, non tanto incredibilmente in realtà, il Gran Premio di Spa del Belgio, signori. Mamma mia, sembravamo Verstappen nella passata stagione, campionato in real life, dico. Mamma mia, signori, di prepotenza oggi. Una gara difficile su un circuito classico. Una gara dove dominiamo, doveva pur capitare. Spa, insomma, è una di queste. Dovrebbe esserci anche Monza. Cos'è che ha fatto la differenza? Si spera. Beh, ottimo assetto, così, la vittoria è decisamente meritata. Ottima macchina, ottimo Norris terzo soprattutto. Tutto bene, anche i box per fortuna, con i meccanici che non hanno sbagliato. E andiamo allora sul podio, signori, a stappare, a schizzare, a festeggiare. Là, signori, ancora una volta la Minardi trionfa. Trionfa e siamo ovviamente in testa al campionato costruttori ampiamente, direi che quello come minimo lo portiamo a casa. Poi il campionato piloti vedremo, è difficile perché qua è tutto un sali scendi, tutta una montagna russa. Bene, bravi, abbiamo festeggiato, abbiamo stappato, abbiamo schizzato, andiamo a scopriamo vedere in che modo questo finale ha modificato la quasi un secondo pilota. Gli davamo ottimo risultato per Lando Norris
che quasi un secondo più veloci. In cima alla classifica. Ma incrementa su Albon che arriva. È arrivato Albon. Il ragazzo d'oro. Oggi ci ha regalato attenzione, una Albon, due sosti. Ora vediamo la classifica. Allora, lui ha avuto problemi. Gli attuali leader della classifica. Sedicesimo Albon. Il loro vantaggio. Dopo una gara e del questo, genere, signori, significa che lo superiamo. Con noi perché il prossimo Gran Premio è già dietro l'angolo. Lo cacciamo a meno 16 da Norris, meno 12 da noi. E noi siamo appunto a 4 punti dal buon Lando. Siamo lì, signori, siamo tornati. Siamo sotto. Qua intanto attenzione a Magnussen che piano piano risale la classifica. Costruttori, direi che abbiamo allungato parecchio. Siamo a più 110 punti sulla Red Bull, grazie anche al brutto risultato di Perez. Che infatti è arrivato Perez, no, perché si è ritirato infatti. Perciò, signori, direi che è stata una gara non proficua. Di più, signori. Bene così, dobbiamo continuare con questo estro. Let's go. Andiamo avanti, signori. Qua rivalità stravinta con Leclerc, già da un po', credo, perché non ce l'ha... Ma forse in Ungheria abbiamo vinto la rivalità. Può essere, però andiamo a guadagnare diversi bonus e ci fa comodo la moneta perché eravamo un po' con le pezze al culo, però in realtà non ci serve più di tanto la moneta se non per eventualmente rinnovare il buon Lando qualora decidessimo di fare un'altra stagione, ma non credo, l'idea è quella di fare magari una stagione pilota cambiando forse qualche impostazione, vediamo, ci sto pensando. Comunque, andiamo di scuderia, 500 punti risorsa, punti fama più che altro. Ah, c'è l'Olanda prima, attenzione. Allora, noi abbiamo innanzitutto queste componenti che terrei per il semplice fatto che dopo l'Olanda c'è Monza, quindi per Monza andrei ad usare proprio un altro set di diciamo componenti nuove che ce l'abbiamo un po' per tutto, tranne ovviamente questi, ma continueremo a usare questo, magari vediamo. E anche il cambio dovremmo averne un altro nuovo, perché in quelle piste qua dove la velocità pura ci serve non è male averli. Non è male. Allora qua questo arriverà mai? Non lo sappiamo. Questo sembra non arrivare mai. È 21 marzo di quale anno non si sa. Va bene, direi che possiamo andare avanti e signori al salutarci qui. Non hai nessuna rivalità. Come? Sì, non ti preoccupare. Poi la stampa ti chiederà chi consideri come tuo rivale. Pensaci bene prima di scegliere, perché sì, guadagnerai fama solite se cose. Riesci a batterlo. Ah, guarda. Ne perderai altrettanta se non riesci nell'impresa. Ne abbiamo persa tanta, forse anche quello non ci ha fatto guadagnare abbastanza fama, il fatto di perdere diverse rivalità, ma anche perché fin dall'inizio ci proponeva piloti, anche quando la nostra Minardi faceva abbastanza schifo e navigava in acque molto profonde della griglia, ci proponeva rivali Red Bull, Ferrari, che arrivavano sempre in top 10, quindi insomma... problematica per quanto riguarda la rivalità. Signori, io come sempre vi ringrazio e vi invito a lasciare un like, un commento, come sempre a fare il tifo per la nostra Minardi. Ci vediamo con un prossimo appuntamento a Zandvoort, dove che qui non vi assicuro niente, però vediamo, non facciamoci la testa prima del dovuto. Signori, ci vediamo con un prossimo video. Ciao.